Bentornati amici che ci seguite. In questo video analizzeremo un fenomeno atmosferico tipico del periodo autunnale durante il quale ci capita di fare conti proprio con la nebbia e di associarla all'alta pressione e all'inquinamento atmosferico. Ma vediamo subito come si formano le nebbie. Le condizioni climatiche ideali per la formazione delle nebbie dipendono in primo luogo da un aumento della pressione a tutte le quote e il transito di una massa di aria più calda sopra uno strato più freddo preesistente. Ciò dà luogo alla condensazione del vapore acqueo in prossimità del suolo che determina la formazione di una vera e propria nube, riducendo così la visibilità di molti metri. Con il passare dei giorni e in condizioni favorevoli, la nebbia può divenire anche molto spessa, sopravvivendo anche durante le ore più calde della giornata, quando i raggi solari tenderebbero invece a dissolvere. In Italia le zone dove la nebbia può presentarsi con maggiore frequenza e talvolta dar luogo a disagi per la scarsa visibilità sono la pianura padana e le vallate interne del centro Italia. Ma le nebbie possono essere presenti anche lungo le coste di diretta formazione marittima, anche se della durata più limitata. Vi invitiamo a seguirci nei prossimi video. Un saluto e una buona giornata!